Buongiorno a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati che siete sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Bentornati sulla tradizione antica, dove i tesori della conoscenza di oggi saranno tesori macabri, perché siamo in quello che è il nostro format, l'orrore di una mente umana, e stiamo parlando di Milena Quaglini. Prima però di affrontare questa seconda parte sulle vittime di Milena Quaglini, io vi ricordo che se andate lì sotto sulla filigrana del canale, ci cliccate sopra, vi si apre il tasto iscriviti e cliccando su quel tasto entrerete anche voi a far parte della ciurma della tradizione antica, diventando anche voi filibustieri e bucanieri amanti dei tesori della conoscenza. E mi raccomando, quando lo fate, non dimenticatevi di attivare la campanella che è fondamentale per rimanere aggiornati sui contenuti del canale. Non solo, avete anche, se volete, la possibilità di andare a fare un giro su tutti quanti gli altri nostri social, dove troverete tanti altri contenuti interessanti. Bene, detto questo, è arrivato il momento di andare a conoscere le vittime e gli omicidi di Milena Quaglini. Sigla. Bentornati cari amici dopo la nostra sigla, io sono Luigi Giuva e oggi parleremo delle vittime di Milena Quaglini. Milena Quaglini ha un periodo di attività come serial killer che va dal 1995 fino al 1998, 4 anni in cui Milena Quaglini uccide 3 persone. Di queste 3 persone, una vittima sarà proprio il suo secondo marito, mentre altre 2 persone saranno 2 uomini che lei ucciderà. In ognuno dei casi, parleremo di uomini che hanno comunque una natura violenta. Ritiene di aver avuto l'unico periodo della sua vita con il primo marito da cui ha avuto un figlio, Dario. E quando quest'uomo muore, ella decide di ritornare a Pavia e così trova un lavoro a San Martino Siccomario e una casa a Travacò. Ed è proprio qui che conosce il suo secondo marito, Mario Fogli, che sarà la sua seconda vittima. Parleremo però di Mario Fogli dopo, se non aggiungendo che da Mario Milena avrà un'altra bambina, resterà incinta dopo che era stata obbligata dallo stesso marito a lasciare il lavoro, dopo che lo stesso figlio Dario, nato dal primo matrimonio, era stato obbligato a lasciare la scuola per andare a lavorare, perché Mario Fogli era un uomo che si indebitava molto e fu proprio a causa di un ufficiale giudiziario che arriva per un pignoramento per debiti non pagati che Milena ritiene di averne troppo, di averne abbastanza e decide di separarsi. Quindi,
Nel 1995 Milena si trasferisce in Veneto con la prima figlia avuta dal secondo marito. Si stabilisce quindi a Este, vicino Padova, e lì fa la portinaia in una palestra del posto. E qui avverrà il suo primo omicidio. Milena quindi trova lavoro come portinaia per una palestra, ma non basta, i soldi sembrano non bastare. Decide quindi di arrotondare facendo la badante diurna e quindi va a lavorare presso un signore anziano di 83 anni, Giusto della Pozza. Il primo periodo è molto tranquillo, l'anziano signore anzi sembra interessarsi molto ai problemi di Milena, sembra interessarsi alle sue difficoltà economiche e arriva a farle anche un prestito di 4 milioni di lire. Tuttavia, in realtà l'anziano signore dopo un po' comincia a cambiare atteggiamento nei suoi confronti e comincia a pretendere la restituzione di questo prezzo, di questo prestito, con una cifra che ha un ammontare di 500.000 lire al mese, quindi in 4 mesi avrebbe dovuto restituirle l'intera cifra di 4 milioni di lire. In 8 mesi avrebbe dovuto restituirle l'intera cifra di 4 milioni di lire. Sapendo che Milena non era in grado di poter far fronte a questa restituzione, non era in grado di poter affrontare delle rate così esose, le fa un'altra proposta, cioè le dice che avrebbe annullato il debito se lei avesse avuto un rapporto sessuale con lui. Naturalmente Milena si rifiuta di fare questa cosa, ma Giusto della Pozza non ha intenzione di cedere, ha deciso che andrà a letto con Milena. E quindi che cosa accade? Beh, cerca di violentarla, la aggredisce. Milena si difende e, arrabbiata per quello che sta succedendo, prende una pesante lampada e gliela scaglia sulla testa. L'uomo va a terra, cade a terra, sanguinante. Milena a quel punto decide che non ne può più, è esausta, non tollera più quell'uomo e scientemente, lo dirà proprio lei, deciderà di non chiamare l'ambulanza, di non chiamare la polizia, semplicemente se ne va, esce di casa, fa passare qualche ora e poi ritorna nuovamente a casa dopo aver ordito un piano. A questo punto vede che Giusto della Pozza è a terra, sanguinante, agonizzante, ormai sul punto di morire. Milena decide di chiamare un'ambulanza dichiarando che l'uomo è caduto e ha sbattuto la testa. Ora, quando l'uomo arriva in ospedale, morirà qualche giorno dopo a causa delle gravi lesioni riportate, della brutta emorragia che ne è seguita. Le perizie medico-legali confermeranno che le ferite alla testa dell'uomo sono compatibili con una violenta caduta. Quindi Milena in questo caso ha commesso il suo primo omicidio ed è riuscita a farla franca. Ma non finisce qui. Milena decide di ritornare a Pavia e decide di riprovare a vivere con il suo secondo marito, Mario Fogli, perché ha due bambine nate da quel matrimonio che ormai hanno 4 e 7 anni e non sono felici con la famiglia separata. Ma la scelta non sarà sicuramente una delle migliori che potesse fare, perché immediatamente ricominciano le litigate. Facciamo un piccolo passo indietro. Chi era Mario Fogli? Mario Fogli era una fotocopia del padre di Milena, nel senso che era un alcolizzato, beveva, giocava, contraeva dei debiti e era violento sia con Milena che con le figlie e soprattutto con il figlio Dario. Non lo poteva soffrire, il figlio Dario, ricorderete, è nato dal primo matrimonio di Milena, non lo poteva soffrire e lo ha, come vi ho detto, obbligato a lasciare la scuola per trovarsi un lavoro e contribuire così al menage familiare, ovvero detto in altri termini contribuire al pagamento dei debiti di famiglia.
Bisogna dire che Milena, quando ricominciano le liti, non è assolutamente felice della situazione. Comincia a bere, inizia a bere sempre di più, mischia i suoi farmaci antidepressivi con l'alcol e arriva così il 2 agosto 1998. Quella sera viene l'ennesima sfuriata del marito, e lei decide che non ci sta. Attende che lui vada a dormire, intanto mette a letto le due bambine e in uno stato di pesante ubriachezza aspetta che il marito si sia addormentato profondamente. Quando il momento le sembra quello propizio, strappa una corda dalle tapparelle e si reca in camera dove lo aggredisce. Anche questa volta ne nasce una colluttazione. Lui reagisce, cerca di sopraffarla, cerca di difendersi, ma lei stavolta afferra un portagioie e lo colpisce non una volta, ma ripetutamente. Per essere sicura che muoia davvero, quando lui cade a terra, lo strangola con la corda della tapparella. Così anche Mario Fogli muore. Milena però non si scompone, mette ordine nella camera, raccoglie le coperte sporche di sangue, arrotola il cadavere dell'ex marito in un tappeto che poi deposita fuori sul balcone. Si siede e aspetta tutta la notte. La mattina dopo dirà alle figlie che intanto non hanno sentito nulla, che il papà è dovuto uscire presto per lavoro e che sarà di ritorno la sera. Ma sono solo le 4 del pomeriggio quando Milena chiama i carabinieri della caserma di Stradella e dichiara di aver ucciso il marito. Il suo tono di voce è concitato, il carabiniere che risponde al telefono sa che deve tranquillizzarla per appurare se quella telefonata è vera o si tratta di un macabro scherzo. La trattiene al telefono e la fa parlare, le chiede anche di farsi passare la figlia più grande, alla quale si presenta come un amico di papà. Intanto riesce a farsi dare l'indirizzo e manda una pattuglia a verificare, sempre tenendo al telefono Milena. Alla fine Milena gli passa il collega che nel frattempo è arrivato sul posto. È vero, c'è un cadavere. Milena viene arrestata. Nell'aprile del 1999 il tribunale di Voghera condanna Milena Quaglini a scontare la pena di 14 anni di reclusione per l'omicidio del marito e le sue figlie minorenni vengono affidate entrambe alla sorella di Milena. Ma il suo avvocato, Licia Sardo, riesce a limitare i danni, dato che riesce a fare ad accettare alla corte la teoria della seminfermità mentale e soprattutto una seminfermità mentale dovuta all'abuso di farmaci alcol, ma dovuta anche alla paura di una donna che veniva costantemente maltrattata dal marito, riuscendo quindi a dimostrare i maltrattamenti. L'avvocato riesce a far ridurre la pena a 6 anni e 8 mesi in appello. Una pena da scontare quindi agli arresti domiciliari, ovvero all'affido in prova su un territorio. Milena viene mandata in terapia continuativa per quanto riguarda il discorso dell'alcol, ma continua a bere. Viene allora portata in una nuova comunità dove conosce un ex carabiniere di nome Salvatore che le offrirà ospitalità. Secondo però i racconti di Milena, soltanto dopo 2 giorni il nuovo amico cerca di violentarla. Milena decide quindi di lasciare questa casa, e in questo modo inizierà a conoscere un'altra persona che diventerà la sua terza vittima. Milena quindi lascia la casa di questo suo nuovo amico e cerca una nuova sistemazione tramite gli annunci sui giornali. Uno di questi in particolare la colpisce, un uomo di 53 anni, separato con figli, longilineo e piacente, cerca donna per amicizia e convivenza. Quest'uomo si chiama Angelo Porello ed è stato appena rilasciato dopo aver scontato una pena in carcere di 6 anni per violenza sessuale ripetuta nei confronti della moglie e delle figlie. Ma questo Milena non lo sa, quindi comincia a frequentarlo, vengono spesso visti in giro insieme, fino al 6 ottobre 1999. Angelo Porello viene dichiarato scomparso dalla figlia. La sera prima Milena Quaglini era stata fermata a bordo dell'auto del Borrello e per questo denunciata per
per evasione, come è naturale che accada quando si lascia la propria abitazione durante l'affido in prova sul territorio. I sospetti cadono subito su di lei ed è grazie al fidato avvocato che da sempre aveva a cuore il suo caso, Milena decide di confessare l'omicidio la notte del 24 novembre. Cosa è accaduto? La sera del 5 ottobre, quando era stata fermata alla guida dell'auto di Angelo Porello, questi era già morto. Infatti, dopo il pranzo, nel pomeriggio, quest'ultimo avrebbe cominciato a pretendere che lei si vestisse in modo provocante per lui e dopo il suo rifiuto l'avrebbe schiaffeggiata e violentata per ben due volte in camera da letto. Milena riesce a mantenersi fredda quando lui cerca di violentarla per la terza volta. Gli propone almeno di fare una pausa, vuole preparargli un caffè e lui accetta. Dopo qualche minuto gli porta un caffè caldo e fumante. Nella tazzina erano state sciolte ben 20 pastiglie del tranquillante che Milena era solita prendere. Angelo Porello così dopo pochissimo tempo crolla addormentato e Milena può finalmente fargliela pagare. Afferra il suo corpo e lo lascia nella vasca da bagno appositamente riempita. Poi esce, torna qualche ora dopo e lo trova sommerso nell'acqua, annegato. Angelo Porello è la terza vittima di Michela Quaglini. Ma questa volta Milena non chiama i carabinieri. Questa volta attende che cali la sera per poi trasportare il cadavere in giardino senza essere visto, buttarlo nella concimaia dove verrà trovato 15 giorni dopo la denuncia di scomparsa, nudo, ricoperto di verme. E questi sono quindi le tre vittime di Milena Quaglini. La volta prossima andremo a esplorare il profilo di questa donna che da un punto di vista criminologico potrebbe assomigliare al profilo di una vedova nera, ma che come abbiamo detto ha degli elementi in comune anche con la serial killer dell'autostrada, Aileen Wuornos. Detto questo, io vi ho detto veramente tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un like al video, non perdete il prossimo episodio venerdì prossimo in cui parleremo appunto del profilo criminale. Nel frattempo io vi saluto, io e la mia assistente Virgola vi salutiamo con il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi e ciao a tutti pirati, ci vediamo al prossimo episodio.